Buongiorno a tutti amici di Tutta Venezia Sport, qui il vostro Davide Marchiol in direttissima da casa sua. Siamo qui insieme, siamo qui io e il mio socio Diego Cristiani, mentre io guardo le barre del mio microfono, ho passato mezz'ora a impostarle, vedo che comunque va sul rosso nonostante mezz'ora di impostazione, mi fa sempre molto piacere, ma mentre parlerà Diego io tirerò ancora un pietro alla barra, quindi Diego, dalle tu per una volta le informazioni di servizio, così io abbasso ulteriormente il volume. Ti uso brutalmente, esattamente, sì. Va bene, allora, ragazzuoli, iscrivetevi al canale, mettete mi piace se vi è piaciuto il video, non mi piace se non vi è piaciuto, ma speriamo vi sia piaciuto. Sotto il video avrete tutte le informazioni da seguire se vorrete offrirci un caffè oppure qualcos'altro. Davide ha comprato il suo microfono e come vedete lo stiamo testando grazie al vostro aiuto e pian piano stiamo cercando di migliorare le immagini, anche se dalla qualità dell'illuminazione di casa di Davide ancora non si direbbe. Mi credete che ho cambiato lampadina mettendone una bianca, la più forte che avevo in negozio, e comunque vengo in ombra, io non so che dire. Cioè, a questo punto o metto un faretto o verrò sempre in ombra, non ho alternative. Comunque, seguiteci anche sui social. Siamo no, soprattutto Facebook. Scusami Diego, donate per permettere a Diego di avere un paio di cuffie con un microfono, visto che difficilmente avremo di nuovo una cifra per un microfono professionale. È vero. Seguiteci, se non volete donare nulla, seguiteci almeno sui social, esatto. Su Facebook, su così Instagram. Possiamo chiedere alle aziende di donarci. E poi niente, seguiteci su tutti i nostri format qui su YouTube, Venezia, Vicenza, Serie B, Serie A, Roma, insomma quello che volete. Per ora sì, parliamo di Venezia. Siamo in continua espansione e scusate se ci siamo dilungati in questi due minuti, di solito un po' più frivoli del solito, ma è il nuovo anno per tutti e soprattutto è il nuovo anno senza aver effettivamente riposato, perché insomma io mi ricordo che mi è registrato a Capodanno, siamo al 4, io sono ancora che registro, mi sembra che non sia cambiato assolutamente niente ed effettivamente non è cambiato niente neanche in campo, visto che io ho praticamente visto il bis di quanto è successo tra Venezia e Chievo cambiando solo che è andato in vantaggio. Un Venezia che contro il Pisa mette in campo una prestazione bellissima, perché io nella prima mezz'ora mi sono estasiato da vedere la facilità di gioco del Venezia contro comunque un Pisa che è, adesso non ricordo se è nono o decimo in classifica, mi pare nono, però comunque nella parte sinistra, una delle candidate ad entrare nella corsa ai playoff. E vedere il Venezia che, ok, Pisa tende di suo tende a schiacciarsi, ma vedere un Venezia che gioca con questa facilità, impedendo al Pisa sostanzialmente di creare manovra offensiva ed effettivamente poi entrando anche in area calciando in porta, mi ha reso contento. C'è un solo grossissimo problema. Il Venezia ha avuto 8 palle gol nel primo tempo e ha gol fatti 0, che nel calcio mi dico non essere un dettaglio. Qualcuno direbbe che vincere non è importante, l'unica cosa che conta. Esatto, non solo, il buon Cristiani, lo chiamo per cognome così magari qualcuno resta spiazzato, ha detto... di solito quando giochi così poi finisce male, e infatti 5 minuti dopo ha segnato il Pisa nell'unica azione da gol del primo tempo. Perché era palese, il Venezia stava veramente chiudendo il Pisa dentro la sua area di rigore, ma non riusciva a trovare la misura per il gol del vantaggio, e il Pisa comunque ha impostato tutta la sua gara nella ripartenza in contropiede, quindi puntualmente quando poi le squadre si mettono primo, così però, cioè, prima contropiede del Pisa, gol di Marconi, e tra l'altro gol dell'ex e gol di Marconi che non segnava da 7 partite, tipo sì, era da un bel po' che non segnava, quello, cioè, quindi proprio l'estasi. Quella è la classica frase di inizio partita quando il commentatore dice scende in campo Marconi, ex della gara, non segna da 7 gare, tu sai già che la partita inizierà con 1-0 di vantaggio. Esatto. No, comunque, purtroppo, bisogna ammettere che sì, il gol arriva in contropiede, purtroppo Ceccaroni non è proprio solidissimo nella marcatura su Marconi, gli lascia lo spazio per calciare, era di spalle tra l'altro, gli lascia il tempo di girarsi e calciare. Oh, capita a tutti una partita in cui viene commesso un errore. D'altronde sapevamo tutti che Ceccaroni, avendole giocate tutte, ma tutte, non può essere al top, soprattutto considerando che era l'ottava partita in 30 giorni, ricordo sempre, era l'ottava partita in 30 giorni, un ritmo insostenibile anche per le big, figuriamoci per le squadre di Serie B, e io voglio sperare che in futuro, ok, stavolta hanno avuto la scusa della pandemia, ma che una cosa del genere non si ripeta veramente mai più, perché si vedono cose abbastanza brutte. Tutte le squadre hanno avuto tantissimi infortuni poi nel...
nel breve termine, qualcuno anche un po' più lungo. Nel secondo tempo, oggi sì, volevi subito commentare il singolo, Diego? No, no, parlavo dell'azione, ha fatto praticamente, cioè tu parlavi di la possibilità di un errore, no? Però sì, ha fatto solo quello, perché poi sì, sì, no, il resto della gara è stato però purtroppo mi insegnano che si vede, cioè anche i dettagli che alla fine fanno la prestazione della partita, e purtroppo in quel dettaglio c'è Cavour, per una volta non è stato perfetto, d'altronde sì, è stato perfetto un sacco di altre volte, capita. Per esempio nel secondo tempo Svoboda fa come Ceccaroni viene chiamato poco in causa, ma nel dettaglio fa meglio. Ora nel secondo tempo io francamente non ho ben idea di che partita abbiano visto Caracciolo e D'Angelo del Pisa, perché io capisco dire un punto guadagnato, perché comunque il Venezia ha creato tanto senza realizzare, ma dire che per quanto visto in campo è un risultato giusto mi sembra abbastanza, come dire, non dico offensivo, però scorretto, perché il Pisa veramente ha combinato poco e palle e azioni per raddoppiare, come hanno detto i suoi tre serati, non ne ho viste io francamente. Ok, ogni tanto si sono presentati nella metà campo del Venezia, ma non hanno praticamente mai creato dei brividi alle Zerini. Solo una volta, mi sembra sempre Marconi, ha colpito di testa. No, ma credo sia Palombo il palo. Sì, o Palo... No, ma quello dopo il vantaggio, tipo lo proprio della... sì, di quando okay, era in vantaggio. Sì, Marconi mi pare ha colpito di testa e le Zerini l'ha bloccata, ma nulla di che fecesse gridare oh mio Dio cosa si sono mangiati quelli del Pisa, potevano raddoppiare. È il Venezia che deve un attimino iniziare a urlare, ma perché cacchio non segno, creando palle gol su palle gol. La gara in contropiede, anche il secondo tempo, ha avuto due tre occasioni in cui, gestendo meglio la gara, poteva far più male di quanto ha fatto. Però onestamente sì, però poi devi sempre comunque, Diego, presentarti davanti al portiere ed effettivamente segnare, cioè ci sono tutta una serie di se che da qui a dirmi vero, potevamo raddoppiare quello... aspetta un attimo, quello che stavo dicendo infatti è esattamente questo, che recriminare su due punti persi da parte del Pisa mi sembra quantomeno un po' sì, un po'... cioè mi viene da dire ridicolo, nel senso che sì, cioè voglio sperare, non so, io ho letto, capiamoci, quindi voglio sperare che magari le parole siano state riportate in modo più duro di quello che hanno detto loro, cioè magari sono state un po' usate, come al solito capita, non do colpa di niente. Sicuramente, se però effettivamente pensano e dicono questo, mi chiedo che partita abbiano visto, perché il Pisa davanti a un avversario un pelo, non dico più cattivo, ma bastava anche solo un pelo più lucido, perché alla fine al Venezia è mancato pochissimo per segnare. Questa era una partita da 3-0 pulito. La verità secondo me è che neanche troppo a farne una colpa ai giocatori del Venezia, perché il portiere del Pisa ha fatto una prestazione vero, eccezionale oggi. Vero, però se ci pensi anche da fare nell'occasione nella chance di Forte, forse è Forte che potrebbe far meglio, sì, per una lì volta è l'unico forse grosso errore della squadra veneziana in attacco, perché poi per il resto su Aramu, su Di Mariano lì anche Johnson è stato magic, perché ogni tanto, cioè ragazzi, saltava l'uomo con una facilità imbarazzante, sì, faceva quello che voleva. Tutti i primi 20 minuti enorme, cioè. Però magari anziché passarla in mezzo ha provato dei tiri in porta da posizioni complicate, e ok, Perilli fa grandi parate, ma forse c'è una soluzione migliore, no? Cioè io per esempio penso, che ne so, alle gare con l'Ascoli. Nella gara con l'Ascoli, non mi ricordo adesso ho un lapsus, mi pare Di Mariano abbia fatto l'assist, ma Di Mariano anziché andare verso la porta, saltare l'uomo e calciare, prende, salta l'uomo, si dirige in area, la scarica su Fiordilino, Fiordilino arriva, tira e segna. Ci sono spesso compagni in posizioni migliori, e in questa partita, ma anche quella col Chievo, spesso i giocatori del Venezia si sono intestarditi a cercare soluzioni personali, come Mazzocchi quando perde palla per far segnare il Pisa, perché alla fine il gol, sì, del Pisa arriva su una palla persa da Mazzocchi. La gara, no? C'è stato un po' di scelte egoistiche, secondo me, da parte dei giocatori del Venezia, insolite, perché fino a 4-5 partite fa abbiamo tutti gridato a quanto ci fosse un gioco di squadra. Stavolta forse i giocatori hanno cercato di risolverla personalmente anziché pensare al compagno in posizione migliore. Sì, tante detto questo, comunque sì, è arrivato poi comunque alla fine almeno il gol di Svoboda, meno male, dopo aver annullato giustamente il gol di Boccaloni in fuorigioco. Il gol di Svoboda, su cui il Pisa ha avuto da recriminare ovviamente, perché secondo loro c'era un fallo. Io onestamente in quelle occasioni sono sempre dubbioso, alcuni arbitri fischiano, alcuni arbitri non fischiano, sono cose che succedono, cioè voglio dire,
Sì, sono contatti in aria. Sì, Svoboda salta, forse, c'è, forse fallosamente, forse no. Lì è l'arbitro che deve decidere se il contatto è troppo falloso o no. Svoboda, che io ho messo in copertina per la live, è assegnato, come fece Forte qualche partita fa. Quindi assolutamente non sono le mie grafiche che portano sfiga. L'abbiamo definitivamente tolta questa opzione. Sono molto contento. Sono contento anche che Svoboda sia emerso così, perché almeno per un mese Cremonese, almeno fino a fine mese Cremonese e Modolo saranno KO. Quindi questo austriaco promette bene, non so quanto futuro possa avere, perché comunque a 22 anni non è un ragazzino, però sicuramente è, Venezia ha preso a un ragazzo giovane che si sta dimostrando molto adatto alla Serie B, con ampi margini di miglioramento, e che io personalmente tra un po' di anni non vedo così male in una Serie A, non, magari non d'altissimo livello. Lì è tutto da vedere. Sì, sì, esatto, da vedere. Vediamo come andrà. Magari proprio col Venezia. Magari proprio col Venezia. Sicuramente se il Venezia non riuscirà a risolvere questo grosso problema, perché sta diventando un grosso problema con il gol, l'ultima vittoria sarà la sfida con la Regina, che sembra recente, ma in realtà le due di partite ne sono passate un po', okay? Perché è stato il pareggio, hai pareggiato col Pisa, hai pareggiato col Cosenza, hai pareggiato oggi col Pisa, hai pareggiato col Chievo, hai perso con la Salernitana. C'è un filotto che sì, di risultati positivi, ma che spostano poco la classifica, e infatti dietro si è accorciata, perché comunque Pisa e Chievo possono tentare un sorpasso eventualmente in caso di ulteriori passi falsi del Venezia, che prima o poi deve tornare a vincere, anche perché comunque tutte dietro stanno correndo. Guardiamo l'Ascoli e l'Entella, che davamo per morte cosa stanno facendo. Quindi, ok, finito questo periodo, riorganizziamo le idee, finiamo di assorbire la botta della perdita di Malè, perché da quando è stato messo fuori squadra comunque Venezia ha cambiato 3 volte modulo. Quindi evidentemente Zanetti sta provando un po' di soluzioni per farne a meno. E Diego, fai una preghierina tu magari in quel di Roma per riuscire a risolvere il problema del gol. L'unica cosa di cui sono preoccupato è il fatto che il Venezia non sta giocando male. Perché sai, se perdi punti in un periodo no, vabbè, tutte le squadre affrontano il periodo no della stagione. In realtà il Venezia in tutte le partite in cui ha perso punti ha fatto la partita e ha giocato bene. Sì, ma anche in quelli in cui li ha presi, cioè quella è la cosa incredibile. Per ora il Venezia partite no... Forse quella col Monza, forse quella col Monza, ma una, basta. Per il resto la prestazione l'ha sempre fatta. Alla lunga è un po' preoccupante, perché se questa è una squadra che per vincere una partita deve giocare non solo bene, ma deve avere talmente tante occasioni da poterne sbagliare tante. Guarda, Diego, ti direi che a livello proprio qua ti do un aiuto statistico. I punti sono venuti meno con la riduzione di occasioni tra i piedi di Forte. Forte sta avendo meno palle gol pulite in area, e infatti ha fatto un solo gol ultimamente, e hai fatto meno punti. Ora, sì, però parlare di forte dipendenza è difficile, perché comunque Forte va se forte segna è perché viene servito. Però ragazzi, devono segnare anche i compagni, perché se non segnano anche i compagni, in qualsiasi grande squadra qualche gol lo devono portare anche gli altri, se no non si va avanti. Davide, per chiudere, 3 top e 3 flop di questa gara. Ah, mi vuoi anticipare il pezzo? No, ti ho solo 3 nomi, dammi nomi. Vabbè, ma tanto lo metterò nell'articolo. Comunque, i 3 top... i 3 top... Difficile trovarne 3 che hanno dato più rispetto agli altri. Ti direi tra i top Svoboda, Di Mariano, e a me francamente Vacca è piaciuto molto, anche se continua a ricevere voti bassi. Però ragazzi, la velocità che dà lui in impostazione non te la danno molti altri play in Serie B, E più o meno ci sono. E sui flop invece? Sui flop, vabbè, Felicioli, perché si vede poco. Vuoi perché Mazzocchi è quello più dinamico? Vuoi perché al cross insomma non è il suo momento di forma migliore? Sicuramente poteva far di meglio Aramu, che si fa vedere solo su dei calci piazzati. Su Ceccaroni ci possono essere dubbi, perché fa un solo errore, però alla fine è decisivo. Ti direi l'ultimo posto se lo giocano un po' Ceccaroni, forse un po' Fiordilino, anche lui abbastanza in ombra. Io invece ci metto Forte dentro, perché proprio perché quello che dici te,
un attaccante quei gol li deve fare, soprattutto un attaccante che deve farti fare il salto di qualità. Nell'ultimo video io ti avevo detto che da forte mi aspettavo sempre qualcosa in più, no? Per la qualità del giocatore, perché è stato preso per far fare il salto di qualità a questa squadra. E tu mi hai detto no, però è un giocatore che va servito. Beh, oggi però l'hanno messo davanti Sì, alla oggi la porta. palla gol l'ha avuta, l'ha sbagliata, però per esempio per dirti col Chievo ha avuto una palla gol, tra l'altro in posizione abbastanza complicata, e ha tirato una sassata sul primo palo che, cioè, pochi attaccanti riescono a tirare. Per carità, però, capito, la differenza grossa te la fa un Credo, io attaccante. credo sia il primo gol, cioè il primo potenziale, la prima potenziale occasione da gol pulita che Forte non riesce a realizzare. Tra l'altro fa una parata enorme, cioè il portiere del Pisa, cioè non è che l'ha tirata alle stelle, per No, no, carità. no, no. Però Però per il sicuramente di solito, risultato cioè, pesa, il terrore pesa quanto quelle se penso che cercate. con Lecce andò di stinco e la mise dal lato opposto, distruggendo il povero Gabriel che si vide, cioè non si aspettava sto pallone così, da un'azione così. Detto Vabbè, dai, con questa questo anticipazione possiamo ci siamo dilungati chiudere. abbastanza. Detto questo, vi rinnovo l'invito fatto all'inizio video a supportarci in questo nuovo nostro progetto che spero nel 2021, con maggiore tempo a disposizione, avrà ancora più linfa. Quindi iscrivetevi soprattutto al canale YouTube, nostro hub centrale, se qualcuno è avvezzo di videogiochi per quanto riguarda le nostre idee. E detto questo, ci si vede dopo. Non è vero. Ci si vede con le dirette oggi e il 12. Con i nostri appunti post partita, sì, probabilmente ci vedremo non la prossima settimana, quella dopo, alla ripresa del campionato, a meno che il buon Diego non abbia idee contrarie. No, no, sulla Serie B siamo fermi finalmente perché insomma era anche ora. Però ci Però siamo potete tutti visti seguirci sulla sulla Serie A. Serie A. Potete seguirci sulla Serie A e non è detto che magari il Venezia possa pescare dalla Serie A qualcosa per rinforzarsi, chissà, chissà. Potremmo anche fare qualcosa sul mercato prima o poi a livello di Dai un po' più video. avanti. Tra un po'. Detto questo, grazie dell'attenzione, un saluto, alla prossima. Ciao. Ciao.